So I got the biggest lies. I got no time. It's giving too much noise. Around. Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videoblog che è dedicato ai grandi miti degli anni 80. Qui abbiamo un vlog oggi che io temo sarà un po' più lungo degli altri, perché questo gruppo è un gruppo mitico e mi ritorna anche alla mente, fra l'altro, quando c'è stato qualcuno sotto un video dove io appunto dissi in una sfumatura di discorso che avevano un nome che richiamava altri gruppi, e ci fu qualcuno che mi disse: ma probabilmente ti sbagli perché era scritto diverso. No, assolutamente no, perché esisteva un altro gruppo con questo nome che ha suonato in Canada e che ha fatto musica per tanti anni e poi ha cambiato anche nome dopo, fra l'altro. I Rockets sono stati questo gruppo, diciamo, di cui parlo, quelli francesi, ecco, volevo dire, che in Italia sono diventati famosissimi, e ne parliamo proprio oggi nella serie dei miti degli anni 80. Se vi piace l'argomento, c'è proprio l'intera playlist nel mio canale che ne parla di questi miti degli anni 80. Una volta a settimana facciamo questo viaggio in quest'oasi felice di questo decennio che ci ricorda tantissime cose, ed oggi vi parlo di questo gruppo francese che era famosissimo anche in Italia negli anni 80, i Rockets. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi auguro chiaramente la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. I Rockets sono stati un gruppo musicale francese, ha ottenuto il maggior successo in Italia a cavallo fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, con canzoni tipo Space Rock, One More Mission, Electric Delight e soprattutto per la reinterpretazione di On The Road Again, ma diciamo che la più famosa in assoluto è Galattica, tormentone nel 1980, che poi ha permesso loro di vincere addirittura un telegatto come miglior gruppo straniero in Italia. Questo genere, diciamo, di questo gruppo, inizialmente rock, definito dalla stampa uno space rock per queste venature fantascientifiche dei testi e anche per le sonorità elettroniche, per l'aspetto scenico. Più avanti venne invece associato alla disco e infine addirittura alla pop, la synth pop, via, anche se in quest'ultimo caso probabilmente avevano torto. A metà degli anni 70 un produttore francese entrò in contatto con un gruppo di giovani giovanissimi, avevano fra i 15 e i 20 anni, che avevano iniziato a sperimentare sonorità congruenti a rock blues, ma con qualcosa di differente. Il gruppo, dopo gli inevitabili assestamenti e cambi di formazione e di nome anche, che sono avvenuti fra il 74 e il 76, poi si consoliderà definitivamente a partire dal secondo LP, che è quello del 78. Il primo è Rockets, il primo album, esce nel 76. Il secondo esce nel 78, porta il nome del brano che a tutti gli effetti li lancerà poi nelle classifiche centro-europee, sto parlando di On The Road Again. Nel 78 i Rockets emigrano, diciamo, un po' in un certo senso in Italia. Il produttore Maurizio Cannici, il manager della CGD dell'epoca, si innamora di loro dopo aver assistito a una loro esibizione in una discoteca di Cannes e riesce quasi a trapiantarli, con l'effetto che dall'estate del 78 in poi i Rockets saranno presenti in pianta stabile in Italia molto più di quanto non lo siano stati nella Francia, ad esempio, e diciamo che mette su un'operazione commerciale che dà ottimi risultati. I Rockets in Italia arrivano subito in televisione, partecipano a trasmissioni importanti, la più di tutte è Strix, oppure Arrivano i mostri. Le vendite dei dischi, le presenze ai concerti e sulle riviste sono pari a quelle dei più grandi calibri della musica internazionale.
tra il 79 e l'80 escono in Italia con un album dal vivo. Si chiama semplicemente Live. Nella primavera dell'80 esce poi il loro lavoro, il più importante, il culmine del successo. Sto parlando di Galaxy, che sarebbe un concept album molto ambizioso, in cui questo gruppo riversa tutte le energie e potenzialità. Il successo commerciale rimane costante anche per questo disco, soprattutto grazie a Galattica, che imperversa in tutte le discoteche e viene trasmessa sempre, continuamente, dalle radio. È il culmine anche dei loro concerti dal vivo. I Rockets atterrano sul palco con astronavi a forma di uovo in un tripudio di fumo, luci e laser sulle note di One More Mission. Il disco dopo, quello dell'81, viene rifiutato dalla casa discografica e il gruppo viene forzato a rimettere in discussione il look e il sound per adeguarsi alle nuove tendenze, perché nel frattempo cambiano le mode, quindi visto come fanno presto i discografici, prima erano innamorati e poi da un anno all'altro, ciao! Esce nell'82 il successivo Atomic, ultimo album registrato in collaborazione con il vecchio produttore francese che l'aveva lanciati, e c'è un ritorno alle sonorità e al look spaziale, caratteristica imprescindibile della band. Ottiene un certo successo di classifica anche grazie alla hit Radio Station, che lo precede in primavera, ma nonostante l'evidente maturità anche a livello di produzione, ormai l'attenzione del pubblico è rivolta ad altro. Anche i Live risentono delle grandi difficoltà tecniche, addirittura ci sono anche degli sfortunati intoppi che rendono impossibili appunto i concerti in questione. Ufficialmente questa è la fine del periodo argentato e in seguito la band rischierà di finire nel dimenticatoio. I Rockets ritorneranno nell'84, lo faranno con un singolo, Under the Sun, con un look completamente diverso, perché saranno sempre rapati a zero, però struccati, avranno gilet gialli high tech che non hanno a che fare più con il loro look spaziale. La canzone Under the Sun avrà comunque un buon riscontro, anche l'intero album diventa addirittura la sigla del Festival di Sanremo di quell'anno. Poi nell'86 faranno One Way, e dopo un lungo silenzio nel 92 assemblano, diciamo, un album sfruttando la nuova tecnologia digitale, affiancano appunto ai Rockets nomi di alcuni musicisti di studio come Nick Beck, ad esempio, che era l'ex bassista di Kaja Goo Goo. Viene realizzato in questo modo Another Future, che però non viene promosso da stampa e TV e quindi non arriva neanche in classifica. Cosa fanno oggi? Allora, partiamo dal 14, quando esce un nuovo disco che include anche dei remix di vecchie canzoni tipo Space Rock, no? Poi fanno uscire anche degli inediti. Fanno un altro album che si chiamerà Chaos, uscirà il 30 settembre del 14. E nel 19 esce un nuovo disco ancora che si chiama Wonderland. E verrà anticipato da 3 singoli con 3 videoclip. Il filo conduttore di questo disco sarà i bambini, il futuro e la salvezza del nostro pianeta. Il 2 novembre del 19 tengono un concerto a Lucca per il Lucca Comics and Games. Nel 20, presso la fiera del disco e spazio fumetto di Rimini, vengono vendute e distribuite 100 copie in vinile della traccia Rebel Yell, che è la cover di Billy Idol, cantata da loro. In fiera è presente anche Quagliotti, che autografa personalmente tali copie e saluta i fan. Particolarità del vinile è la produzione artigianale, la sua originale forma trasparente e anche quadrata. Questi erano e sono i Rockets.